Allora, il prossimo relatore è Antonio Caracciolo, che ci parla del feroce Saladino e la creazione, trasmigrazione e falsificazione del nemico nell'ambito religioso. Allora, io presento un momento il nostro ospite. Il professor Caracciolo è docente di filosofia del diritto alla sapienza, studioso di Carl Schmitt, noto per le questioni che si è attirato addosso per le sue opinioni anticonformiste, coraggioso pensatore e simpatico pensatore, direi di dar luogo al suo intervento per cortesia. Sì, sì, sì. Per cortesia. Ecco, guardate, io ho, per rispetto, ho seguito tutti quanti gli interventi con attenzione. Però questo ha prodotto anche una certa stanchezza, perché non credete che uno parla, ma anche può eseguire il discorso, è un lavoro anche quello, no? E questo mi ha prodotto un po' di stanchezza e quindi arrivo un po' in una condizione un po'... Signori, per favore! Non ho un testo scritto, parlo a braccio, ho sentito tutto quello che ho sentito e devo dire che tutte le relazioni che ho sentito le ho trovate interessanti, istruttive e condivisibili. Non ho, diciamo, nulla da contrapporre, però diciamo, il mio approccio è diverso, per cui non sono stato bruciato dagli oratori precedenti. Io enuncio le tesi all'inizio, poi tesi che possono essere molto semplici e molto complesse al tempo stesso, e poi cerco anche di illustrarle con le semplificazioni. Intanto noi siamo reduci, credo nell'ultima settimana, di due convegni analoghi dove più o meno si sono trattati gli stessi temi, però non c'era lì lo spazio del dibattito, quindi io tengo presente di queste due. Uno era l'universale e si parlava del messianismo in chiave islamica, e un'altra cosa dell'altro ieri era alla Camera, in un luogo blindato dove si parlava del diritto islamico. E io ho dato questo titolo, incominciando con il feroce Saladino, no? Perché, non tanto per parlare del libro, ma perché ho fatto amicizia di recente con l'autore Buttafuoco, mi sono comprato il suo libro, l'ho finito di leggere, gli ho mandato osservazioni per email via che leggevo il libro, però devo dire che il libro non era quello che mi sarei aspettato, cioè una specie di dossier giornalistico sulle vicende che più o meno conosciamo tutti, all'incirca un antilibro a un titolo il Pannella, il Carlo Pannella, che era il direttore moderatore di questo incontro alla Camera, dove se n'era uscito con l'islamofascismo, questa teoria di mettere insieme l'islamismo e il fascismo, cose assurde. No, il libro di Buttafuoco non ha niente a che fare con questo, anzi direi che di più, perché è un libro, diciamo, sulla cultura islamica, sulla presenza araba in Italia, particolarmente in Sicilia, e lui è un siciliano. Per cui ho pensato, e gliel'ho pure scritto in privato, che se veramente si dovesse insistere con questa storia delle radici da mettere nella Costituzione, più che le radici giudaico-cristiane, io ci vedrei più la presenza araba, basta pensare alla Sicilia, la cosa. Però ecco, non è che io volevo entrare in questo tema, ho preso il titolo, questo del feroce Saladino, perché il feroce Saladino rinvia a che cosa? A una immagine del nemico, no? Del nemico che è il turco, l'islamico. E qui è questo il mio tema, il mio argomento, che io quello che adesso voglio parlarvi per schemi, è proprio il concetto del nemico, come c'è in Schmitt nella contrapposizione amico-nemico, no? Più o meno tutte quante conoscono Schmitt come il teorico dell'amico-nemico, no? E poi anche per la definizione
della politica come contrapposizione di amico-nemico. Io quest'anno ho fatto il mio corso di filosofia del diritto, tutto quanto concentrato sulla dottrina della Costituzione, un testo, credo l'opera principale di Schmitt, ma è difficile dire per Schmitt quale sia l'opera principale, l'opera maggiore, un testo che io ho tradotto in italiano nel 1984, e dice una definizione famosa, cioè l'epopea originale, che Carl Schmitt si cosa è la Costituzione, che poi dà anche l'essenza del decisionismo schmittiano, no? Quella corrente di pensiero filosofico-giuridico che si oppone a Keynes. Recita questa definizione che ho esposto ai miei studenti, non so, qualche centinaio di volte, poi cercando di definire ogni tempo, se la Costituzione, quello che diceva tuo marito, non si è potuto rispondere. Schmitt avrebbe risposto una Costituzione che la decisione politica fondamentale che un popolo assume sulla forma e la specie della sua esistenza politica. Naturalmente si presuppone che un popolo sia sovrano, perché se non è sovrano non può prendere nessuna decisione di fondamentale. Però ecco, l'aspetto che a me interessava mettere in evidenza qui con noi, come questa definizione di Costituzione è strettamente legata con la definizione del politico che Schmitt formalmente pubblica nella prima edizione del concetto del politico nel 1927. Quindi siamo 1927-1928. Il tema religioso, forse con un aneddoto ci intendiamo meglio. Io mi trovavo esattamente nell'estate del 1980, non lo ricordo bene, in vacanza in Germania, a Colonia, a 2 ore di macchina da dove abitava Carl Schmitt, in un piccolo paese, Lettenberg, in una frazione, Pass, e loro pensavano di andare a fare una visita, che non era una visita giornalistica, lui aveva terrore di giornalisti, per cui quando mi accolse all'ingresso, dice, ma che è una intervista? No, tranquillo, era solo una visita di cortesia, di mestiere non faccio giornalista, mestiere infame tra l'altro, diciamo qui perché. E lui poi parlò per più di un'ora e 90 anni, caspita, io sono rimasto ammirato di tanta energia, che adesso io che non ho 90 anni non ho. E in quegli anni succedevano degli incidenti, non so, c'erano le Olimpiadi, non so che cosa, ma uno scontro tra Stati Uniti e Russia, per via, non so se quegli anni c'erano le Olimpiadi o qualche cosa, e mi ricordo che il commento che faceva Schmitt, questo dovrebbe essere un fatto puramente sportivo, no? Perché ci si fa di mezzo la politica? Se è una cosa puramente sportiva, lasciamo da parte la politica da un'altra parte. Ecco, è il punto. Questa contrapposizione di amico-nemico, che nella sua, diciamo, manifestazione più elementare, sono gli eserciti che si combattono l'uno di fronte all'altro con le divise, con carri armati, con fucili, eccetera. L'immagine classica e ordinaria della guerra che abbiamo ereditato, diciamo, da secoli, da tutta la storia che abbiamo studiato. Però il politico, in questa contrapposizione dove dei nemici, no, da una parte e dall'altra, si uccidono fisicamente, non è la sola, perché quando poi non si può esprimere su questo piano militare, perché a volte non è possibile, facciamo il caso, non so, di una parte che è sconfitta militarmente, ormai è debellata, non ha dei mezzi materiali per potersi ribellare, che fa? Però rimane lo spirito, rimane il cervello. Finisce che poi la contrapposizione di amico-nemico si va a spostare in tutti quanti gli ambiti possibili ed immaginabili. Tengo al punto. Ecco che l'ambito religioso è uno dei più facili in cui si può spostare. Per cui, ecco, noi siamo sotto l'azione dei media, che sono una cosa terribile, perché poi la politica, nel senso schmittiano,
e la capacità di un popolo ha di saper riconoscere che il suo amico è il suo nemico. Non è una cosa tanto semplice, perché poi su questo poi avviene la contrapposizione. Con gli amici ci si va ad alleare, con i nemici ci si contrappone. Ecco, l'azione dei media sta agendo, semplifico, sta nel produrre in tutta la massa dei teledipendenti una percezione e individuazione del nemico che non è quella giusta. Ho parlato tanto di Libia, ma santo Dio, noi avevamo un trattato di amicizia con la Libia che era ancora fresco d'inchiostro. Com'è che ancora prima che l'inchiostro si asciugasse, quello lì è diventato il nostro nemico perché ci è stato imposto? Qui, nell'ambito religioso, per quanto ancora la religione nel nostro tempo sia effettivamente sentita e vissuta dalle coscienze che hanno il senso del sacro, di Dio, del religioso, credo che nell'ambito del cattolicesimo e del cristianesimo ormai ci sia una secolarizzazione. No, io cerco di procedere rapidamente, ma ho detto che dicevo due o tre cose, poi mi fermo. Io, ecco, dell'Islam, io non pretendo di capire che cosa sia, e meno che mai di dire cosa sia l'Islam. Parlo a tutte le conferenze in cui capita, cerco così di farmi un'idea, ho anche appena cominciato a studiare l'arabo, ma sono allo 0,1%. Però per il mio punto di vista, per il mio tipo di analisi, non mi è necessario conoscere tutta quanta la teologia islamica, perché quello che io vedo con i miei strumenti di analisi in modo abbastanza chiaro, che qui si sta cercando di produrre una contrapposizione fittizia. 1 miliardo di cristiani contro 1 miliardo di islamici. Qualcuno che sta dalla terza parte e non dice: fratelli, andate e scannatevi, ha interesse tutto quanto nostro. Quindi, cioè, io quello che vorrei, cioè, mi sembra, ecco, in molte, non in questo caso, perché ho detto tutte le relazioni che ho sentito le trovo condivisibili, che però non hanno toccato questo tema. E noi viviamo sotto questa costante istigazione a riconoscere un amico che non... Faccio alcuni esempi. Prima ha citato anche lei il fatto della propaganda mediatica su quello che è stato la Libia. Una cosa che a me ha impressionato molto, e vedo che la cosa poi è passata sotto silenzio, e magari se ricordo male mi rettifico lei, a Parigi c'era stata una conferenza stampa di April, mi pare che si chiamava, quello che poi fu il primo presidente, non so cosa, e lì furono proprio gli stessi giornalisti che gli andarono a rinfacciare che lì c'erano le sceneggiature, quelle cose a Tripoli, che in realtà erano state fatte con tante comparse di teatro. Quello non solo riconobbe il fatto, ma non se ne scandalizzò per niente e disse: sì, è uno stratagemma di guerra. Come uno stratagemma di guerra? E sta a prendere per i fondelli la manipolazione. Sì, no, ma ritorno qui alla dottrina della Costituzione, se mi vengo detto, cosa un popolo decide, eccetera, eccetera. Ma anche nella nostra Costituzione formale, nel primo articolo c'è scritto che la sovranità appartiene al popolo. Adesso, se il popolo è il sovrano, uno poi mente al sovrano, dice una bugia, e questo è altro tormento, è roba da ghigliottina. Da processo, ma se uno lì, il processo è il processo, però la pena massima può essere prevista anche la ghigliottina, la pena di morte, non come si dice una multa. E qui verso questo povero popolo, che ormai non esiste, perché cioè è una massa di consumatori, noi siamo amministrati dai media. E lì nessuno ha pagato per queste menzogne, anche per le menzogne che si consumano quotidianamente. E questo è terribile.
E dico, come se questo non bastasse, adesso che ci dobbiamo fare? Vogliamo fare, no, prendercela con l'islamico? D'altronde gli esportatori di democrazia su qualche dopo cosa si fa il dibattito. Sì, no, no, ecco, io qui mi fermo ancora su un altro concetto che diciamo ci rientra, questa storia qui dei diritti umani, no? Dei diritti umani che poi diventa la formula ideologica con cui noi andiamo a destabilizzare altri paesi in nome dei diritti umani. Andiamo a fare, non so, in Iraq, io ho letto più di 1 milione di morti, addirittura danni materiali, ho sentito una cifra che è difficile anche da immaginare, 3.000 miliardi di dollari, no? Tutto quello che è costato, è costato. Ecco, ok, e allora se siamo in scadenza, io mi fermo con una brevissima notazione, che è il testo, una citazione di un testo, un libro di filosofia del diritto iraniano, che mi hanno regalato, eccetera, io, e lì dove a proposito dei diritti umani si fa un'osservazione abbastanza elementare, ma parlare di diritti umani significa in qualche maniera rinviare all'essenza dell'uomo, alla natura dell'uomo, perché se no non ha senso, non questo riferimento. E sto pensando all'ultima conferenza qui alla Camera che ci ho presentato, e chiudo subito, E se noi prendiamo come campione del laicismo Karl Marx, no? E noi andiamo alla sesta glossa di Marx su Feuerbach, lì c'è una definizione della natura umana, dell'essenza, che non è l'anima, perché vedete, il pensiero religioso in qualche maniera ha un soggetto che è l'anima. Al catechismo cosa abbiamo tutti appreso? Che cos'è la preghiera? È una pia elevazione dell'animo a Dio. E che c'entra questo qui con l'andare a scannare la gente? Cioè il pensiero religioso in quanto tale con l'andare a scannare, naturalmente ciò non toglie che uno che dice di essere religioso eccetera possa prendere e andare a uccidere le persone in nome di Allah, ma qui Allah non c'entra niente, è lui che per la sua, come si dice, volontà di inimicizia si serve anche dei contenuti dei religiosi per andare a scannare le persone. E concludo con Marx, dice l'essenza della natura umana è il complesso, è l'insieme dei rapporti di produzione, non c'è il singolo. C'è soltanto una relazione, e in questa relazione i nostri media, che lo sanno bene, allora, ci pascolano e di noi fanno tutto quello che vogliono. Perfetto. Sono stato nei tempi. Perfettissimo. E ho parlato presto. Bravo. Allora, adesso Carlo Marconi.